Si avvicinano le elezioni, Luciano è l'uomo qualunque, no qualunque. No, 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 un uomo qualunque. Sono io ora questa volta che voglio dare lezioni per queste elezioni. Sì, esatto. Perché qui ad esempio. Perché lui è un indeciso. No, io non sono, io sono decisissimo. Io sono deciso. Però... io lo dico subito. Votare, votare è una parola molto grossa, troppo più grossa di me, sì, che però voglio dire. Non ci vuole tanto. Come... vabbè, qui allora, qui è tutto un dare. Ah, si dà la pensione a chi ce l'ha, si dà gli stipendi a chi non lavora, si dà le casse a chi ne ha soldi per comprare, è tutto un dare, insomma, poche parole. Sembra poco? Se... mi sembrerà tanto a me. Allora, parlo 5 stelle. 5 stelle, 5 punti, allora bisogna dare tutto, tutto a tutti. Allora a questo punto allora, io voglio fare una campagna elettorale per me, perché allora io ho deciso di aumentare le pensioni. No, aumentare le pensioni da 1000 euro, come dice Berlusconi, io le voglio portare il minimo a 10.000 euro. 10.000 euro la il pensione minima. La pensione minima a 10.000 euro, però non voglio che vadano a 67-68 anni, quanti sono, e che si godono. Certo. La pensione minima va portata a 32 anni, prima che arrivi 33 perché ci morì uno. 32 anni di lavoro? No, 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 32 anni d'età. A 32 anni la minima. Sì, e il lavoro, come maggiorenne, visto una maggiorenne 21 anni, fino a 30 anni non si può lavorare. Non si può, quindi i contributi si versano da 30 a 32. A 32, sì, in 2 anni, perché 2 anni dopo è più facile beccare quelli che impagano i 9, se no sono troppi. Tutto. Bisogna versare parecchio però. No, 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 no. Si trovano. Ma se li trovano tutti, Dio del Signore, si troveranno anche noi. Anche noi. Poi, i poveri non devono più esistere. Ma giusto perché poi... l'1% degli abitanti del mondo dispone del 99% della ricchezza. Bravo. Quindi questo non è giusto. No. Quindi sei un po' anche comunista volendo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Poi l'articolo 18. L'articolo 18 vale solo per i diciottenni. Che non lavorano, quindi perfetto, non possono, sì, essere, quindi non possono essere scienziati, si devono eliminare. Poi i politici, bisogna fare una cosa molto importante. Vuoi farli salire, mica. No. Cioè, sono solo 1000. Come 1000? No, bisogna portarne 200-300-400.000 a girare. 400.000 deputati. 400.000 deputati in modo tale che così a girare. Però, fanno girare i coglioni a tutti. Bisognerà far girare anche loro. Oh. Però quello della Sicilia. Sì. Che sta giù in Sicilia, bisogna mandarlo anche un pochino a Sondrio. Sì, deve stare sulla Sondrio. Quello da Sondrio lo mandiamo giù in Sicilia. Così si rende. Però non anche... gli va detto ora. No, no, si dice no, dopo. Quello è tutto dopo. Io poi credo... fondamentale le macchine blu. Sì. Ah, le auto blu, giusto. Le auto blu. Basta con le auto blu. No! Bianche. No, no. Ah, cambia colore, sì. Quello sì. Tricolore. Tricolore. Le auto poi tricolore. Le macchine, giustamente, ti dai un'auto blu. No, non sai niente. Oggi tutte le famiglie hanno bisogno di 3, 4, certo. 5 auto. C'è figlioli, quelle, quella. Certo. Poi è obbligatorio, se te vieni eletto, portare tutta la famiglia. In Parlamento. In Parlamento, tutti. Quindi 400 fino alla seconda generazione. Anche le cose. 4 per 1. In modo tale, bravissimo, in modo tale che si possa arrivare sui 60 milioni di persone. Di persone che comandano. Quindi ognuno, ogni bravissimo. Abitante. Gli extracomunitari ci si pensa dopo. Perché ora prima sistemiamo prima questi 60 milioni di italiani, li sistemiamo per bene. E dopo, quando Presidente del Consiglio, qui è un problema. Perché? Si fa lo volevo fare io però. Dove fate? Sì. Va bene, allora io direi. A questo punto lo posso fare anch'io. Cioè. Io e a te ti faccio. No, ti faccio. No, non voglio. Ministro dell'alimentazione. No, ti faccio gran ministro. Gran maestro, fammi gran maestro. No, gran maestro no. Fammi gran maestro, io ce l'ho un altro. Sì. Volevo fare un mio carissimo. Disandre. Sì. E Peloni non si mette a Peloni commercio. Lo vorremmo fare. No, dello sport, quelli che corrono. E Peloni, ma che corre? In casa lo fa correre in un modo preciso. Ah, la sua moglie lo fa In casa. In cassa. In cassa. Bene, questo è il partito di capo. Io chiamerei partito di capo. Ma tutto, chi te l'ha detto che avevo fatto questo nome qui? Ci avevo già pensato. Ora però devo fare che devo pigliare la pillola. Via, ora vado. Vai.